Allora, apro al dibattito, diamo la precedenza alle donne e poi vedo già l'architetto De Palma, vedo un po' di mani alzate, vi chiedo di aiutarmi. Sì, un attimo, faremo parlare tutti quanti. Allora, Beatrice Lucarella, in rappresentanza della Camera di Commercio di Taranto, Brindisi, sì, adesso da. E ovviamente perché è importante capire, perché questa è un'attività che al di là delle risorse pubbliche che possono essere messe in campo è necessario capire anche la volontà delle forze imprenditoriali del territorio, qual è e qual è la forza, perché molto spesso Taranto anche da questo punto di vista viene additata di avere scarse capacità. Proviamo a smentire, Beatrice Lucarella, anche questo luogo comune. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto porto i saluti del Presidente Enzo Cesario, che era impegnato in un'altra sede, perché la Camera di Commercio è Taranto Brindisi e quindi adesso insomma siamo su entrambi i lati dei due mari, ecco, sia sull'Ionio che sull'Adriatico. E porto i ringraziamenti del Presidente all'Associazione Taras 300 per questo invito. E vorrei dire prima di tutto che il Presidente della Camera di Commercio è già intervenuto sulla stampa in merito a questa notizia, proprio nel momento in cui è venuta fuori la notizia della prossima futura probabile dismissione della nave Garibaldi, è intervenuto prontamente proprio perché siamo reduci da quella che era la storia della Vittorio Veneto, che aveva altre problematiche perché aveva l'amianto, aveva diverse problematiche, e quindi il governo dell'epoca aveva optato per una vendita in un paese estero. Qual è la funzione importante in questo momento della Camera di Commercio? È proprio quella che diceva l'onorevole Pagano poco fa, cioè il fatto che non è soltanto un'azione istituzionale quella da portare avanti, ma anche un'azione privata, perché la sostenibilità economico-finanziaria di un progetto poi si regge anche con l'intervento del privato, quindi anche delle imprese. Ecco, la Camera di Commercio in questo caso è proprio la casa delle imprese della di Taranto e della sua provincia, nella quale insistono delle aziende del settore della navalmeccanica, delle aziende del comparto del turismo, delle aziende del comparto culturale, perché noi dobbiamo parlare anche di impresa. La cultura non è soltanto la cultura in sé, così ampia come il termine e significato, ma è impresa culturale, quindi trasformare quella che è una nave da guerra in una nave di pace, ma in una nave di capacità economica per il territorio. Quando noi parliamo, e si sente sempre parlare, lo diciamo anche noi, riconversione, riqualificazione, passa anche attraverso questo processo, visione, riqualificazione e riconversione, che non sono soltanto delle attività da mettere a monte, ma poi bisogna metterle sul campo. E chi le mette sul campo? Le mette in campo la sinergia tra istituzioni, imprese, società civile, perché se non c'è questa coesione, come diceva giustamente Don Antonio Panico, poi dopo non possiamo avere veramente uno sviluppo territoriale che vada in un'unica direzione, al di là del partito politico, al di là delle varie posizioni. Il territorio è di tutti, la visione è di tutti, lo sviluppo economico territoriale è di tutti, e in questo la Camera di Commercio è la casa di tutte le imprese e quindi può anche fungere, ecco, da elemento di collettore per tutti quanti, istituzioni pubbliche e istituzioni private. Io direi anche, ho sentito parlare la parola coesione, capacità istituzionale e poi coraggio. Secondo me sono le tre formule che noi dovremmo sempre avere bene in mente, un po' avere coraggio su questo territorio, uscire un po' svolte dal nostro schema. Diceva bene lo Sanicando prima, dobbiamo parlare di Taranto fuori da Taranto, continuare a parlare di Taranto ai tarantini, sì, e va bene, è anche un processo culturale nostro territoriale, ma dobbiamo cominciare a parlare di Taranto fuori da Taranto. Quindi io veramente ringrazio di questo approfondimento, ringrazio di nuovo l'Associazione Taras, Salvatore Marzo e gli altri colleghi dell'associazione per questo momento può essere un momento di collettame di tutte le figure istituzionali del territorio, perché se, come diceva Stellato poco fa, siamo ancora in una fase embrionale, quindi in cui le decisioni ancora si devono prendere. Beh, se il territorio fa una bella voce coesa, economicamente sostenibile, perché poi i progetti devono essere economicamente sostenibili, allora credo che qualche chance la possiamo giocare. Grazie. Grazie Beatrice Lucarella. Io volevo ricordare, sempre da vecchio cronista ormai, che in una
stagione trascorsa da un po' di anni, la Camera di Commercio di Taranto è stata sede della concertazione di una stagione molto proficua per il nostro territorio. Ricordo all'epoca il presidente era il compianto Emanuele Papalia, direttore generale, se non ricordo male, Nicola De Benedictis. E la Camera di Commercio in quella stagione fu veramente un centro istituzionale, perché la Camera di Commercio è una istituzione che mise insieme le forze, le varie istituzioni, le componenti economiche per dare il là ad una serie di iniziative in campo economico. Quindi questo modello potrebbe essere riproposto, la Camera di Commercio potrebbe essere proprio la sede in cui iniziare a discutere tutti quanti insieme di questa iniziativa.